Il Teatro Gonzaga di Ostiano ha fatto ancora una volta da cornice alla presentazione ufficiale dell'attività dell'Ostiano Volley targata 23-24. A condurre l'evento il giornalista di Cremona 1 e Cremona Sport Lorenzo Scaratti. A fare gli onori di casa il presidente Patrizio Ginelli, che ha aperto la serata ringraziando i presenti e sottolineando l'entusiasmo e la voglia di partire. La prima squadra che affronterà il campionato di Serie B è stata completamente rinnovata per una stagione ambiziosa. Il DS Stefano Alquati Bonisoli ha poi illustrato i numeri del settore giovanile raddoppiati rispetto allo scorso anno su Ostiano e su Cremona. Tour, che sono una squadra molto promettente, ha fatto bene negli ultimi anni, sicuramente farà bene anche i prossimi anni. Cresce da tantissimo il settore giovanile, siamo contenti sia Ostiano che a Cremona e continuiamo sperando di fare il meglio possibile. Una serata bellissima, sperando che sia buon auspicio per tutta la stagione. I presupposti ci sono tutti, anche per quanto riguarda tutto il settore giovanile, siamo molto contenti e molto, molto carichi per la stagione, per tutte le stagioni. Presenti anche le autorità con il sindaco di Ostiano, Canzio Posio, e il presidente FIPAP, Comitato di Cremona Lodi, Marco Spozio. Sono state presentate poi ad una le atlete della prima squadra, lo staff tecnico e societario. Infine è stata svelata la maglia che indosseranno le ragazze in questo campionato.